in allenamento giochiamo, facciamo prima, ci riscaldiamo con dei giochi che ci fa fare Ale e poi facciamo cosa ridi? 1, 2, 3, mini basket, diciamo, riesce ogni anno a dare un gruppo oppure due gruppi che escono dal mini basket a fare basket con l'under 13, lavorando esclusivamente nella nostra città, direi molto bene. Ma giochiamo, facciamo tanti giochi belli, e specialmente a me piace tanto Pozzo. Pozzo è quando uno si mettono tutti in fila, quando uno non fa canestro deve andare nel pozzo, che Max mette un cerchio e uno li va dentro. Se l'altro dietro fa canestro, l'altro è eliminato che è nel pozzo. Invece chi fa canestro passa subito. La colonna portante delle nostre lezioni è sicuramente la coordinazione motoria e l'applicazione di essa nel gesto specifico della pallacanestro. Si stanno divertendo un mucchio a fare comunque queste nuove esperienze, a conoscere nuovi bambini e nuovi compagni di squadra. Gli obiettivi sono sempre quelli di all'inizio di far innamorare i ragazzi, di farli giocare, che siano felici e contenti e che vadano a casa e che rompano le scatole ai genitori di dire portami di nuovo a giocare. Una volta ci ha fatto fare tris con i cinesini che noi li prendevamo, eravamo a squadra, li prendevamo e li mettevamo e il primo che faceva tris faceva un punto, chi arrivava perfino a 10 punti vinceva, 3 punti vinceva. Il bello del nostro lavoro, della nostra passione, che è allenare, stare in palestra, essere capaci anche di cambiarci noi, di cambiarci come ci approcciamo all'allenamento, come prepariamo gli allenamenti, come poi andiamo in campo con i bimbi. Cambia molto, perché avere a che fare con un bimbo di 5 anni che come fai una mezza battuta ti fa un sorriso, ha 32 denti e inizia a correre per anche solo il saltare o rincorrere il pallone, ti dà un sacco di soddisfazioni. Soddisfazione che hai anche poi con i grandi, ovviamente, cambia il tipo di feedback che hai indietro, però poi il bello di allenare i ragazzi così giovani è lo stare con loro e vedere il loro miglioramento quotidiano e il lavoro che fanno. Prima di tutto, il mini basket è una questione educativa, perciò prosegue un progetto della scuola, dell'insegnamento, l'insegnamento di vivere assieme, di dividere le cose assieme. Durante gli allenamenti corriamo un sacco, anche se lo spazio non è così, però corriamo un sacco, poi cosa facciamo? Ho già detto che perdo i capelli, quindi... Non è vero. Nego tutto. La pallacanestro e il mini basket è maschile e femminile fino all'età di 12-13 anni. Perciò credo che sia importante per una famiglia dare uno sport valido con, noi abbiamo la fortuna di avere istruttori altamente qualificati, di dare veramente un buon risultato alla fine dei 5 anni del mini basket. Sicuramente chi viene da noi si diverte, gioca ed è seguito come deve essere seguito a seconda dell'età che ha.